Dankeschön. Benvenuti a tempo per un'altra domanda, poi vi lasciamo naturalmente in compagnia del film. Allora, la tua ultima domanda, per la letzte Frage, dann überlasse ich euch. Werte Film. Pronto? Sì. Le volevo chiedere, il processo di un film è una cosa molto molto bella, lunga, una sorta di gravidanza, si potrebbe dire, a volte anche più lunga. Quindi come qualsiasi processo creativo lungo ci sono momenti belli e meno belli, momenti che fanno più paura, cose che fanno più paura e meno paura. Per lei, se dovesse tornare indietro e ricordare le prime volte che ha fatto, non so, ha scritto una sceneggiatura o ha diretto un film o ha fatto un cast degli attori, quali sono stati i momenti che le facevano più paura? Ma la cosa che tuttora, questa è mia moglie, che faccio che rispondo, viva voce. Miki, sei in viva voce, sono davanti al pubblico. Salutali, dili ciao. Di ciao, Miki. Ciao, benvenuto. Ciao, Miki. Ci sei anche te, Ecco, esatto, è bene. Saluta Miki, quindi ci sentiamo dopo, amore. Rispondo all'ultima domanda e poi ti richiamo. Ciao. Tanto per dire appunto come uno ama o si sente in colpa verso le donne. Girare un film è una fatica enorme. I miei primi però li ho fatti con una spensieratezza da incosciente. Forse perché non pensavo che fosse così importante il cinema per me, perché potevo anche cambiare mestiere, potevo anche fare altre cose. Col tempo è diventato invece una sofferenza atroce per me girare un film, sempre peggio, al punto che io mi domando, ma è giusto che io continui a fare questo mestiere? Perché lo vivo in una maniera anche stupida, proprio di ansia, di angoscia. Come sarà il tempo, il cielo, la luce, l'umore di quell'attore. Quindi io trovo di grandissima gioia la scrittura, di grandissimo godimento la post-produzione e esaltazione e angoscia il momento delle riprese. Angoscia perché non dipende da te quello che succederà domani, ma dipende da una serie di persone, di circostanze, di eventi che non puoi controllare. E quindi mi sono scoperto, io che sono ateo, persino a pregare Dio, la Madonna e i santi che domani succedesse quella cosa. Pensa cosa può fare l'idiozia di fare questo mestiere. E quindi ti dico, io non so quanti altri film girerò, perché è sempre peggio, forse perché mi aspetto sempre di meglio, non voglio, ho paura di deludere, ho paura di deludere soprattutto me stesso, mia moglie, Enrico Magrelli, tutti voi, cioè, e quindi andare sul set per me è una gioia, c'è una parola, sono convinto che in tedesco c'è una parola, la gioia angosciante, esisterà senz'altro una parola tedesca per dirlo. Angstlust, ja.